100 milioni di dollari di mancati introiti. Questo è il valore della vittoria degli hacker nordcoreani contro la Sony. Il colosso giapponese ha cancellato l'uscita del film satira sul leader di Pyongyang, The Interview, dopo le minacce di attentati nei cinema. Minacce arrivate dai cosiddetti guardiani della pace, che secondo l'FBI sono hacker legati a Pyongyang. Cancellata non solo l'uscita prevista per Natale, ma anche ogni progetto di distribuzione. L'attacco hacker è una seria questione di sicurezza nazionale, dice la Casa Bianca. L'amministrazione statunitense spiega però che non è possibile confermare la responsabilità del regime nordcoreano. Non possiamo attribuire ad alcuno la responsabilità di questa azione o descrivere la sofisticata operazione che ha dato vita all'attacco. La pellicola ha sicuramente fatto infuriare Pyongyang, sospettata dei cyberattacchi contro Sony già a novembre, che si sono tradotti nella pubblicazione di migliaia di mail private. Il regime nordcoreano negò allora qualunque coinvolgimento, sostenendo tuttavia che gli attacchi erano un atto giusto. FBI e Dipartimento americano della sicurezza interna stanno cercando di far luce sul mistero. Certo è che il terrorismo informatico di Pyongyang è, insieme ad armamenti nucleari e balistici, uno dei pilastri delle strategie del regime volute dal caro leader Kim Jong-il alla fine degli anni 90. Secondo il disertore Jang Se-yul, avrebbe un esercito di 1800 cyberguerrieri nel mondo e il Bureau 121 incaricato di condurre attacchi informatici oltreoceano e contro gli stati nemici. In Corea del Nord viene chiamata guerra segreta. Possono colpire un nemico segretamente, possono uccidere qualcuno senza che nessuno sappia chi è stato. Uno di questi hacker ha una società che opera all'estero come una qualsiasi attività, lavora come un normale uomo d'affari ed è questo che rende tutto ancora più spaventoso. Nel marzo 2013 la Corea del Sud subì un massiccio attacco informatico che paralizzò per giorni le sue banche e alcuni canali televisivi. Secondo il governo di Seul, il Nord invia virus attraverso i messaggi di posta elettronica.